mese che facciamo questo programma e non ci hanno ancora cacciati, vero Stefano? Sì, buongiorno a tutti. Fino adesso, poi bisogna vedere se riusciamo a mangiare il panettone. Esatto, come esatto. Si dice nel gergo calcistico, chissà se riusciranno a mangiare il panettone. Comunque, per oggi siamo ancora qua. L'ultima volta il buon direttore Lapo De Carlo però è intervenuto dicendoci: peggio di così, in questa radio non si è mai vista una situazione peggio. Possiamo solo migliorare. Possiamo solo migliorare oggi. Come si dice nel gergo calcistico, chissà se riusciranno a mangiare il panettone. Comunque, per oggi siamo ancora qua. L'ultima volta il buon direttore Lapo De Carlo però... Come attività un imprenditore nel settore degli audiovisivi. Poi abbiamo la nostra splendida Nella e Stefano Galli, che è il direttore tecnico e marketing di Par 72, questa nota e prestigiosa marca di abbigliamento golfistico che tra l'altro infatti sfoggia in questo momento la Nella, e che noi come il team di Golf People indossa. A questo punto io lascio subito la parola a Dario Bartolini, che adesso andrà a fare un bellissimo viaggio alle Mauritius e poi ci racconterà come sono i campi là. Ma grazie Stefano, i campi là, ve lo posso già anticipare, sono molto belli, il posto è bellissimo, però io vado a vedere perché ce ne sono molti di nuovi, e in questo posso dire agli amici golfisti che Mauritius ha ampliato notevolmente negli ultimi 2-3 anni l'offerta, tanto che il numero dei campi ormai credo che sia salito oltre 10, sparso un po' per tutta l'isola. San Domenico è nel panorama golfistico meridionale un fior all'occhiello. In realtà è stato uno dei primi a crederci e a sviluppare così intensamente, tanto che è stato volano di tutta una serie di iniziative. Adesso sappiamo che la Puglia si farà regione trainante di tutto il movimento, aprendo nuovi campi e nuove cose. Giro d'affari complessivo di circa 300 milioni di euro e 1.300.000 giocatori amatoriali che girano, consumano, producono, cioè sono numeri da grande industria. Su questo voglio anche sentire Stefano. Non mi sembra che sia così in espansione come dicono tutti. Purtroppo i numeri sulla carta sono questi, in effetti. Però poi nella realtà io invece vedo una situazione golfistica in Italia che ancora non decolla. E noi che lavoriamo all'interno di questo, anche voi chiaramente, che lavorate in questo mondo, ci accorgiamo che purtroppo bisognerebbe un po' svecchiare il mondo del golf. Noi abbiamo questa opinione, che il mondo del golf sia ancora un pochino visto all'esterno con un mondo difficile da entrare. Però so che Nella ha dei dati da darci, vero? Ho studiato tutta la notte, Nella. Non ha dormito per fare delle ricerche su internet. Dai, da Wikipedia. Siamo 5 oggi, no? Sì. European Standard preso la Meridian Moscow Country Club. D'inverno cosa fanno? Sci out? No, perché adesso ho sentito e per questo ho fatto classifica. Il curling. Miglior atmosfera del club pesto, il Grand Prix ha preso la Meridian Moscow Country Golf Club. Le caddy sono come te? Non ci sono perché se no andavo. Io, se mi permettete, invece vorrei raccontarvi una cosa che è molto attuale e che credo sia un'anticipazione anche del prossimo editoriale, del prossimo numero che uscirà a gennaio di Golf People, ed è riguarda un po' la situazione europea attuale. Forse la ricchezza dei paesi non sta solo nello spread tra il boom del BTP, ma c'è forse dell'altro che andrebbe considerato. Beh, chiaro. Come diceva una famosa persona nel mondo del golf russo, che era sempre dall'inizio nel golf, Yarunin, Alexander Yarunin, direttore di Zavidova. Lui diceva che adesso abbiamo 10 golf club vicino a Mosca, ma bisogna avere 10 anni per costruire gli altri 10, diventano 20 e Mosca diventa molto bello. La vera ricchezza del nostro paese non potrà andare, potremo uscire dall'euro, sacrifici eccetera, ma noi abbiamo 10 mesi l'anno in alcune regioni, Puglia, Sicilia, dove possiamo giocare. Bisognerebbe che ci fossero più campi da sud, questo hai ragione. Il primo di ottobre, per una settimana, Vergiate, che voglio dire, molti magari non la conoscono, in provincia di Varese, ha un bellissimo campo di mini golf e per una settimana è stato teatro dei campionati europei. Sono arrivati più di 700 persone, il sindaco ci ha scritto un pezzo, perché questi hanno consumato, sono andati sul lago, hanno preso case, hanno mangiato, hanno bevuto, delle cose simpaticissime, e hanno portato anche
delle risorse economiche importanti e non volevano più andare via, perché io infatti dico, gli svedesi che se ritornano là che non c'è niente, cioè freddo, buio, sei mesi l'anno, i tedeschi pure, quindi ha perfettamente ragione Dario. Vorrei invece parlarti degli oltre 10 milioni di praticanti dichiarati dal Regno Unito. Vengo da una settimana di lavoro a Londra. Spiegatemi quando cavolo lo giocano questi qui del Regno Unito. Tu che conosci bene Stefano Masullo. È una battaglia persa. Ma lui viene solo per quello, mangiare bar 72, e poi... Beh, vabbè. Ognuno si ritaglia le proprie nicchie. Io ho ritagliato la nicchia del turismo e non gastronomico. Ma io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Mentre, ritornando anche al discorso popolare, tu Stefano so che giochi, insegni, anche a grandi campioni del calcio, perché i campioni del calcio, lui ho incontrato Massaro Daniele, bravissimo, e ha detto, era uno dei pochi, quando ero in attività, era l'unico sport che mi permettesse di non farmi del male, perché certo, lo sci, se cadi ti spacchi, poi una carriera finita, cose di questo genere, quindi ha anche una valenza utilitaristica per i campioni di calcio. Tutti quelli che gli atleti che, o ex atleti che provengono da dalle varie discipline hanno una predisposizione naturale al gesto golfistico che è data proprio dalla conoscenza del proprio corpo, dalla facilità dell'uso di un attrezzo. Tutti giocatori dilettanti molto forti. E questa è proprio una sorta di risposta a tutti coloro che ancora nel golf vedono come una sorta di giochino da vecchi. Io sponsorizzo il Milan Golf Tour, mi piacerebbe un domani sponsorizzare l'Inter Golf. Ma no, ma continua col Milan! Però c'è una cosa importante. Guarda che bei colori, guarda. Però mi hai fatto venire in mente che a differenza del Milan c'è un'associazione, dovrò entrare in contatto, di nerazzurri golfisti. Sì, è vero. Va bene, allora io saluto ancora voi due, grazie a voi di essere intervenuti. Un saluto. Spero di rivedervi presto, perché siete stati degli ospiti squisiti.